Ragazzi, se scrivete nei commenti hashtag saluta Imaia, io vi prometto che oggi stesso uscirà un episodio stupido dove per 2 minuti saluto Imaia, questa popolazione, uno per uno, pronunciando i loro nomi. Perché lui è lui. Signori e signore, eccoci qua nei Maya, ben ritrovati nel nuovo episodio di Luke nella Millionaire assieme Maya. Ci sono diversi problemi che ora vi spiego. Intanto che vi aspettavo, stavo preparando qui un'ottima colazione a base di mutandis. Sì, mutandis, ecco qua. Stavo preparando le mutandis, ragazzi, ne ho fatti ben 12 e volevo vendere, aspettate, prima raccogliamo i mutandis, perché mi hanno detto una cosa riguardante il bug, se ricordate, dei mutandis che non funzionavano. Ora vi faccio vedere. Intanto vorrei vendere tutta questa lana ai Maya, gli altri paesaggi, vabbè, le altre popolazioni la comprano a 5, alcuni a 11, ma i Maya a 8, comunque non è male 8, mi faccio un po' di soldi e voglio vedere che punto siamo col capo del villaggio. Allora, la quest dello sciamano, ragazzi, che gentilmente mi avete tradotto sotto i commenti del video scorso, per cui grazie. Ehi, bella, uno di noi. Dice che, intanto vi ricordo, 5.000 like per il prossimo video. Nel video scorso non li abbiamo raggiunte, però devo ammettere che ho fatto un episodio alquanto moscio, in caverna, eccetera, eccetera. Quegli episodi non è che piacciono molto, ecco. Mi avete detto dello sciamagno? Mo sciamagno? Mi è caduto il microfono. Ragazzi, giuro, mi è caduto il microfono. Oh mio Dio. Allora, dicevo, lo sciamano, invece di tradotto l'Ambaradam, dice in poche parole, vediamo se troviamo lo sciamano. Eccolo qua. Oh, sciaminchia, fermati un attimo. Oh, zio, che rispacco di insulti, vieni qua. Oh, vieni qua. Sciamano, sciamonin. No, è donna. Questa è la moglie. Zacchete. Vabbè, comunque dice in poche parole che io dovrei viaggiare molto, trovare una persona, e questa persona dovrebbe darmi una bacchetta. Ok, questa è la quest. Il problema è, ragazzi, io che non l'ho mai fatta, ma che cavolo ne so dove sta sto personaggio, sto genti che dovrebbe darmi sta famosa bacchetta. Io un giorno, se vi ricordate, trovai un personaggio in mezzo al bosco e mi diede una bacchetta, ok? Che poi più che mi diede, gliela rubai io dalla chest, ok? E la bacchetta in questione è, che schifo, la bacchetta della negazione. Ma non è quella che serve a me. In poche parole, serve una bacchetta che mi dà la possibilità di creare i miei villaggi, ok? Che è la stessa bacchetta che vende la tipa. Per cui, se io comprassi questa bacchetta e andassi dallo sciamano, dicessi che funzionassi tutto, l'ho comprata. Ragazzi, abbiamo la bacchetta magica. Io al momento posso creare il mio villaggio, credo, eh. Vediamo se lo sciamano mi dice qualche cosa. Il problema dello sciamano è proprio trovarlo. Eccolo lì, eccolo lì. È lui? È lui? Sì, è lui. Eccolo, Bambete. Ancora. Non è ancora soddisfatto di tutte le condizioni. Allora, niente, mi tocca viaggiare e trovare costui. Ma io che cacchio ne so chi è, raga, scusatemi, eh. Non so manco da che parte è. Datemi qualche indizio nei commenti. Se posso non fare questa quest, per esempio. Io la bacchetta tanto la ho. Devo semplicemente diventare il leader di questo villaggio. Posso diventarlo vendendo un sacco di roba? Che voi lo sappiate, cioè, aiutatemi. Farò un live vendendo un sacco di roba. Comunque, detto questo, passiamo a quello che stavo facendo prima. In poche parole, il mio grande amico Vicus, scusate il gargarismo della gola, il mio grande amico Vicus mi ha detto che, in poche parole, io ho mal di gola allucinante, debbo fare il mutandis quello avanzato vicino a un altare. Ecco perché non mi veniva, porca puletta. Proviamo? Ci proviamo? Allora, mi tocca, io il mutandis ce l'ho, devo semplicemente andare a prendere la verruca del Nether. Quello che a me fa strano è che nel crafting comunque non lo dice questa cosa. Speriamo sia così. Andiamo giù e ho raccolto un po' di roba, per cui già l'abbiamo qua. Pampete, ne abbiamo 20, vabbè, ormai prendiamole, vediamo che succede. Una cosa molto importante, ragazzi, è che noi ufficialmente abbiamo terminato di portare materiali che servono ai Maya. Voi direte, Luke, perché ci narri questo? Perché, ragazzi, i Maya mi hanno detto che non c'è più nessuna costruzione, tutte le costruzioni completate. Oh mio Dio, guardate, oh mio Dio, 33 costruzioni nei Maya. Chi è arrivato fino a questo punto lo scrivo nei commenti e mi dica nei commenti come poi ha proseguito. Ora potremmo spostarci e affezionarci a un'altra tribù o iniziare a fare guerre con i Maya o qualcosa con i Maya, che non so come funzionino. Però devo prima diventare il leader di questo villaggio. Ora, detto tante cose, andiamo al villaggio grande. Ok, proviamo a mettere il calderone. E sono un pirla perché non ho preso né l'accendino né nulla.
accendino. E mi servirebbe una pietra del Nether. Porca. Beh, fotto questa, scusa. Ok, allora, andiamo vicino. Ho rotto qualcosa. Vicino l'altare. Fantastico. E, in poche parole, dovrebbe funzionare. Ora, noi lo mettiamo qua, per esempio. Dovrebbe funzionare, c'è una parola grossa, dovrebbe funzionare. Mi sto fidando di Vicuz. Vediamo un po'. Accendiamo il fuoco. Mettiamo il caldarrosto qua. E mi serve acqua però. E due. Ok, dovrebbe adesso funzionare. Vediamo un po'. Uno, due e tre. Aspettiamo che bolla. Mettiamo dentro un mutandis. E però devi entrare, zio. Devi entrare mo. Che devi entrare dentro. Devi entrare. Non ci entra. E una verruca. Ok, dovrebbe funzionare perché dovrebbe prendere energia dall'altare. Oh cazzo è vero. Sta funzionando. Ragazzi, dobbiamo ringraziare Vicuz. Ok? Dobbiamo ringraziare Vicuz. Mi è uscito il Mutandis Extremis. Però, vedete che non lo dice nel crafting. Vanno a immaginare, cavolo. Solo che farlo una volta, raga, ci mettiamo 3 giorni minimo. Ne ho fatti 3. Ora, non ricordo il Mutandis Extremis a che serve, sinceramente. Ecco a cosa serve. Ho fatto una minchia. Trasforma il terreno, trasforma molte altre cose avanzate. Al momento non ci serve. Che vuoi tu? Che vuoi? Perché c'hai queste liquirizie che ti escono dal corpo? Non te lo darò mai uno smeraldo. Vivo. E abbiamo mostrato anche il Mutandis Extremis. Io, ragazzi, farei un giro di tutto il villaggio Maya. Che ne pensate? Andiamo a visitare tutti. Adesso si sono buggati tutti. Porca civetta. Dobbiamo riavviare. Tu non hai le risorse necessarie per comprare questo compito. Quest'ascia è inutile. Perché non c'è un artigiano Maya che può fare una scur decente? Potrei essere molto più produttivo con un buon argomento. Che vuole questo? Ma può essere questo babbo vuole un'ascia, ragazzi? Andiamo a comprare un'ascia a sto babbo? Allora, ho riavviato, vediamo un po', abbiamo l'ascia. Proviamo a portargliela. Il problema è che adesso, avendo riavviato, il boscaiolo è in giro e va a beccare. Quella è casa sua, ma lui dove è andato? È un boscaiolo, lo trovi in Boscagna, qua. No, questa chi è? Cosa vende? La cacacciua! 2 argenti! Sì, voglio la cacacciua! Grazie! Grazie per la cacacciua! Io come cazzesco, signor. Ok, questa vendeva la cacacciua, ma ce l'avevo qua di fronte. Non ho mai mangiato la cacacciua né Maya. Grazie, già il nome mi proprio è una sicurezza, la cacacciua. Buono, ti mancano 20 piume, possiamo comunque rifare le quest. Fantastico. Allora io devo andare a prendere 20 piume, portarle a quello e cercare il boscaiolo, che il boscaiolo si imbosca. Dovrei attendere la notte e beccare il boscaiolo in casa. Allora qua abbiamo, vabbè, la torretta. Poi abbiamo il tempio. Poi abbiamo il boscaggio qua. Aspetta che forse l'ho beccato in casa. È lui? No, non è lui. È lui? No, non è lui. Ah no, questa era la casa degli ornamenti d'oro, se vi ricordate. Sì, me lo ricordo io. E di qua basta. Poi andiamo verso di là e vediamo che troviamo. Sempre dei Maya. I Maya. Quanto mi mancheranno. Io li distruggerò prima o poi. Poi abbiamo questa costruzione, che non ho mai ben capito che cacchio di costruzione sia. Poi abbiamo una signorina, lui, Kanche Akan Xipchok. Ok, questa è una casetta. Poi qua abbiamo un'altra casetta di Xiu e Gundmar. Poi qua un'altra casetta. Questa qua già l'abbiamo vista in passato. La casa sulla casa. Oh, mangiamo il cacciacciua. Che ci dà? Dei brindisi per Minecraft. Ah, ok, è birra. È la loro birra. Mi dà visione notturna e rigenerazione. Ma è fantastica questa cosa. Wow. Ma se ne bevo altra mi imbriaco. Questo è l'albergo, me lo ricordo benissimo. Vediamo un po' se c'è qualcosa che va. Oh, uovo 10. Esportati verso altri villaggi. Abbiamo l'esportazione di uova. Questo è il tempio del sacrificio. Qui abbiamo dove si producono asce, coltelli, spade, spadaccini, eccetera. Questa è la signora che vende, appunto. Questa è la mia nuova casa che ancora non ho utilizzato. Poi abbiamo il tempio, il doppio tempio. Scusatemi, che tempio? Il municipio. Qui abbiamo la fattoria di riso. No, cos'era? Di... non ricordo più, raga. Di cannabis, no. Di mais, eccolo qua, di mais. Qua abbiamo l'ambaradam dei polli. Eccola, buongiorno. Zacchete. Abbiamo l'ambaradam dei polli. Ci sono polli, un pollo. Buongiorno, pollo. Buongiorno. Vediamo un po' se hanno piume da vendere. 12 piume. Possiamo raccoglierle comunque. Adesso le compriamo. Arriva il cappuccetto rosso. Vieni qua, vieni. Vieni, bella, vieni. Che devo comprare, vieni. Mi dai 12 piume? 2 deniere le vende. Un po' caruccio, signor. Poi vorrei picchiare gentilmente. Perché? Gli escono le... è innamorato e noi li fottiamo. Qua abbiamo un'altra costruzione discutibile, perché non capisco a che cacchio servono queste costruzioni. Vabbè, però io potrei usarle come orti, cioè per esempio per la witchery. Potrei usarle, visto che non sto facendo nulla. Qua abbiamo la biblioteca, se non ricordo male, che sembra più un cimitero. Un altro boscaggio, un'altra costruzione dove si vendono materiali. Qua per esempio si fanno utensili base. Qua una piccola casetta. Qua abbiamo un'altra coltivazione di mais. Qui abbiamo una miniera. Qui abbiamo
Lambaradam, se non erro sbaglio, dovrebbe essere la casa dello sciamano. Una casa abbastanza strana, però è la casa dello sciamano. Quella è casa mia e reputo più figa questa di quella nuova, sinceramente. Voi cosa ne pensate nei commenti, ragazzi? Qual è meglio, secondo voi, di casa tra questa e l'altra? Anche se, devo ammetterlo, ragazzi, sarò mezzo pazzo, io non lo so. Ho due case super mega giganti, ma continuo a utilizzare la casetta piccolina. Giuro, è una cosa assurda, me lo dicono anche nei commenti. Qua abbiamo il mercato, qua abbiamo appunto la nostra casetta piccolina. Eccola qua. Abbiamo fatto tutto il giro, ragazzi, tutto il giro del paesaggio Maya. Vendiamo stelane. Non hanno piume? Non ricordo, al mercato vendono piume? Mi sembra di sì, Cioè che le vendono, ok. Bisogna vedere se le hanno, no? Ecco, finite. Porca, porca. Io ho altre piume, dovrei averle. 8, eccole qua. Posso fare la quest. Ora beccare chi era quello della quest delle piume. Dovrebbe essere qua in mezzo, comunque. Eccolo qua. Accetta quest. Ottenuto un secchio. Ah no, questo è quello dell'acqua. Oh, porca porca. Eccola qua. Guarda che culo. Procedi. Fantastico. Quello delle piume non so dove sia. Eccolo qua. Ti mancano 5 uova. Arrivo. Ragazzi, io vorrei che nei commenti ci scriviate GG a Hotchcock, che è stato veramente, mamma mia, quello che appunto costruiva tutte le costruzioni, che ora è in pensione, perché nei Maya non ci sarà più bisogno di lui. Un applauso a Hotchcock, eh? Allora, ne hai qualcuno che avanza? Abbiamo tantissime piume. Ok, accetta questa. Fatto anche questa. Andiamo a fare quella delle uova. Eccola qua. Fatta anche questa. Mi fa quasi pena la moglie di Hotchcock, che non ha più lavoro, il marito è in pensione. I Maya hanno terminato sia le idee per costruire che lo spazio. Basta appunto guardare la mappa e l'abbiamo riempita tutta, ragazzi. Cioè, certo, ci sono altri spazietti, volendo qualcos'altro si poteva fare, però credo di aver completato al 100% i Maya. Cioè 90%, manca quel 10%, che è io che divento leader. E se lunga. Ti mancano 13 piume. Ah, c'è un'altra quest. Uguale. Ragazzi, guardate. Ancora che mi chiede il coso dell'acqua. Dove è andato? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni. Bravissima. Procedi. Altra quest. Mi servirebbe il capo del villaggio, ma vedo che tutti vanno a dormire. Oh, a letto presto. Come le galline, i Maya, eh. Sembrano tutti offesi. Mi fanno quasi tenerezza. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare col capo del villaggio. Perché c'è un bambino che striscia per terra? Ma che cazzo di malattia c'ha? Bimbo! Ex alzato. Birbantelli. Eccolo. Lo vedo. Capo del villaggio. Dimmi che sono Lidl. Ancora uno di noi. Perché? Facciamo amici loro. Va bene, ragazzi, io non so che fare, sinceramente. Ora vorrei fare un paio di episodi, un episodio o un episodio in live dove vendo un sacco di materiali e cerco di diventare leader, ok? Vendendo e salendo di grado. Ma non so se veramente devo terminare la quest dello sciamano. Questo non lo so, perché io la bacchetta l'ho acquistata. Io potrei anche provarla. Proviamo. Che ne dite? Proviamo. Andiamo in un posto vuoto. Io non so neanche come si usa sta bacchetta. Devo essere sincero, proprio sincero. Non so come si usa. Dobbiamo andare in un posto vuoto. Zacchete. Tipo qui all'aperto, adesso ci mettiamo lì un bel po' distaccati dai Maya. Il problema è che non so come si usa. Ora, tasto destro, usa la bacchetta magica su un blocco di ossidiana per generare un villaggio casuale, o su un blocco d'oro per selezionare il tipo di villaggio che vuoi. Questa è una cosa buona, su un blocco d'oro. Allora, su un blocco di ossidiana ci genera un villaggio, ok, casuale. Però credo che io sia già il leader di quel villaggio. L'ho creato io, sono il creatore, sono Dio in quel momento. Se invece lo creiamo su un blocco d'oro, lo possiamo scegliere, tipo Indios, tipo Maya, eccetera. Questa è una cosa figa che faremo sicuramente nei prossimi episodi. Un bacione, un abbraccio, tanti like, condividete, commentate. Ci vediamo stasera in live con Gigi. E che dirvi, seguite anche i prossimi video della giornata. Un bacione e un abbraccio da Luke, è tutto. Beh!